Qual è la causa della sofferenza? Da cosa deriva? Ma soprattutto, come è possibile trasformarla? In questo corso andremo a vedere cos'è la sofferenza, da che cosa deriva secondo i grandi e di conseguenza faremo delle riflessioni e poi andremo a capire come trasformarla. Seguimi nel resto del video. Mi chiamo Alessandra Barbieri, sono la presidente della scuola Symbolc, ideatrice dell'esclusiva lettura genealogica con i tarocchi, ideatrice dell'esclusivo metodo 9 talenti e ideatrice del sistema di espressione creativa attraverso le maghe del cuore. Ma torniamo alla sofferenza. Da che cosa deriva? Mi appoggerei a quelle che sono le teorie dei grandi della storia. Partiamo da Buddha, che credo tutti conosciate, e che vedeva la causa della sofferenza nelle aspettative. Un altro punto di vista ce l'hanno invece gli induisti con le loro tre guna. Le tre guna sono fondamentalmente tre catene o corde, come si vogliono definire, che legano l'essere umano a degli aspetti di dipendenza. Da che cosa? Dalla sessualità, diciamo, dai soldi, e alla superbia, cioè all'espressione dell'ego. Questo stesso aspetto viene poi ripreso dalla cristianità parlando dei tre demoni che credo conosciate tutti, che si chiamano Satana, Arimane e Lucifero. Gesù identifica come prima causa della sofferenza l'incapacità di perdonare. Santa Hildegarda invece la identifica con la distanza dalla natura. Quale di queste motivazioni è quella vera? Beh, direi tutte. E credo che andando a scavare, ne possiamo trovare anche delle altre. Ma allora perché tu soffri? A questo punto dobbiamo parlare della legge del karma. La legge del karma prevede che tu debba affrontare delle sfide finché non le superi. Questo significa che affronterai una sfida, se non la superi, ti troverai nuovamente davanti alla stessa sfida, anche se avrà colori diversi. Se non la superi, ti troverai ancora davanti alla stessa sfida. E così si va avanti. Attenzione, c'è un piccolo inghippo. Via via che non superiamo le sfide, possono nascere in noi sentimenti di rabbia, piuttosto che di frustrazione, piuttosto che di fallimenti. E questi sentimenti stratificarsi e diventare estremamente pesanti. L'universo, o sé superiore come preferisci chiamarlo, ha tutto il tempo per insegnarti a superare la sfida, anche più vite. E questo non è una punizione, bensì un insegnamento. L'obiettivo è quello che tu acquisisca quella saggezza. Alcune credenze hanno però distorto questa conoscenza della legge del karma, facendo pensare che il buonismo, serva ad evitare la punizione, quando invece la legge del karma, ripeto, è la necessità di imparare una lezione. E quindi se per esempio devo imparare a dire dei no, che sembrano cattivi, ma non lo sono, finché non avrò imparato, mi troverò a ripetere, ripetere, ripetere. E questo però mi genererà una sensazione di ingiustizia, perché io penso di essere buona o di fare tutto per gli altri. Finché siamo ancora in zona karmica, cioè viviamo nella condizione di karma, non riusciamo ad essere né espressivi, né creativi e né realizzati. È quindi necessario ripulire la stratificazione e la pesantezza che si è generata durante tutte queste esperienze per liberare spazio
e fare in modo che finalmente si torni all'interno della parte creativa, che, visto che abbiamo usato la parola karma, si chiama Dharma. Come fare? Ti invito ad iscriverti al mini corso gratuito di guarigione che trovi sul sito www.symbolkacademy.com oppure guarda il link in descrizione. Ti ricordo di iscriverti al canale e cliccare la campanella per vedere altri contenuti. Un abbraccio.